Siamo omosessuali, cioè, guarda che ha scritto mamma, così ti saprei già la mente adesso. Ah, sì. No, che gli altri scandali. La maestra, date, prego. Ascoltiamo. Sì, no, sì, non sto dicendo il fatto che qualcuno si scandalizzi. Ma qualcuno sicuramente si scandalizzerà perché magari non è all'altezza di capire, perché effettivamente, come io immagino, tutti penseranno, perché una madre di famiglia e non magari la classica donna sola che comunque si circonda di amicizie bohemienne, quindi non arriverebbe mai a pensare che, cioè, chi mi conosce, diciamo, tutti i giorni, che mi vede, io incarno quella che è la normalità. E poi però c'è tutto questo mondo, ma comunque parliamo sempre di arte, quindi è chiaro che chi scrive di serial killer e racconta magari dei dettagli truculenti non vuol dire che in realtà ha degli scheletri, non degli scheletri, però queste dinamiche scheletri veri, insomma, sì. Ti sei posta, no? Sì. Nei confronti di queste dinamiche con un'incertezza, con un dubbio, conflitto, conflitto. Sì, c'è un conflitto di fondo, perché comunque io ho privilegiato delle persone che io ritengo all'altezza di capire anche questo aspetto, ma non se ne devono avere a male le persone che comunque non coinvolgo, ma semplicemente per non turbarle troppo. E tuo marito certo cosa ne pensa? È confuso, lo sta leggendo piano piano, lui non è un grande lettore in realtà, ha altre passioni, quindi per lui leggere già è il primo ostacolo. E l'argomento comunque è abbastanza particolare, anche se in realtà è scorrevolissimo, quindi non sarebbe neanche tanto il problema della lettura, perché comunque è un romanzo, un racconto. Ma perché è confuso? Perché non sa più chi ha sposato, perché ha paura che magari poi un giorno con Manganella che casa fai un gioco erotico. No, beh, io sono sempre stata, cioè mi è sempre piaciuto coinvolgerlo anche in queste mie, come le chiamo io, fra virgolette, perversioni, nel senso che comunque si divide tutto, cioè anche la, che ne so, guarda quel ragazzo ha dato il buffetto all'altro ragazzo, e, cioè magari è lui che me lo dice, oh, guarda quei due, si tengono, sono vicini, cosa ne pensi, cioè, però poi lì entra in ballo la dinamica di coppia in cui comunque si condivide tutto e anche questo aspetto. Perché le chiami perversioni? Beh, le chiamo perversioni per un mio vecchio retaggio culturale di quando ero adolescente, che comunque vedevo le mie coetanee che impazzivano davanti ai vari Dirty Dancing, rivedevano il bacio fra il protagonista Patrick Swayze, sì. E magari facevano anche il Rewind perché lo rivedevano, e io andavo a casa e facevo la stessa cosa con Maurice, con My Beautiful Laundrette, e comunque, cioè, l'ho consumata la cassetta, quindi questa è una realtà che io non conoscevo, quindi... Ma tutto questo istinto di conoscere l'omosessualità maschile non ti ha portato a provare l'omosessualità femminile? Beh, no, perché comunque io personalmente non mi piace dividere proprio principalmente l'eterosessualità dall'omosessualità, ma non perché voglio fare il solito discorso molto molto banale, siamo un po' tutti bisessuali eccetera, semplicemente perché credo nell'amore e nella passione che ti fa cambiare. Cioè, personalmente hai fatto un libro su due uomini e non su una storia allargata di un uomo magari che possa avere relazioni tra uomini e donne, cioè, in realtà hai dato una definizione. I personaggi femminili sono molto sfumati, sono molto sfumati romanzo, perché cioè non, quasi, non se ne sente proprio il bisogno, cioè, cioè sinceramente, sì, effettivamente io provengo come un po' tutti dalla cultura eterosessuale, nel senso che accendiamo la televisione, a parte questi ultimamente un po' per par condicio si comincia a vedere la coppia omosessuale, però in realtà è molto marginale, nel senso che anche laddove il telefilm, faccio l'esempio, una serie di domande molto particolari da farti che non ti farò, ti vedo molto incuriosito, perché stasera ho deciso di essere buono. Allora una te la voglio chiedere, sì. Dai. Vuoi dire, ma che cosa ha di soddisfazione una donna dentro di sé, nella sua complessità, nel suo godimento psichico, fisico, quello che ti pare piace, dopo aver scritto una storia di due uomini? Cioè, una persona che non ha idea, a meno che uno non si prende tot cassette porno e vede non soltanto l'atto sessuale tra due uomini, sì, ma quello che è lo scambio del seme, la penetrazione in un certo modo, sia violento che dolce, non è un problema. Cioè, finché certo tu non arrivi a vedere proprio esattamente che cos'è l'atto sessuale tra due uomini, perché soltanto lì tu poi puoi arrivare a descrivere, ecco, che cos'è che poi resta dentro di te e t'appaga? Perché potrei capire molto di più se uno poi a un certo punto, tu hai un istinto femminile, è anche giusto che sia rivolta a una storia tra donne, però una storia tra uomini, per questo poi va anche alla mia domanda precedente, non che ci sia una mancanza, ma che cos'è che poi non quadra nel rapporto cosiddetto normale?
che noi chiamiamo normale, poi tutti i rapporti sono normali, ci mancherebbe altro. Sono diversi, insomma. Ovviamente. C'è la telefonata, marito, cioè... chiediamo scusa, arriviamo tra 30 secondi. Capisco che tuo marito dubita poi. Ma non è che dubita, diciamo... No, ma dai, scherzo. No, però ecco, l'appagamento...